All'Italia serve una manovra correttiva dei conti pubblici, a dirlo, anche se non usa queste parole, la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile pubblicato oggi. Il nostro paese, infatti, a causa del perdurare della recessione, rischia di non rispettare il patto di stabilità. Bisogna quindi che Roma metta in campo misure in grado di risanare le finanze pubbliche. Senz'altro lo sta chiedendo, ma noi dobbiamo respingere questa cosa al mittente, dicendo che il motivo per cui non riusciamo a rispettare i parametri è colpa della BCE. La BCE, che doveva garantirci un tasso di inflazione del 2%, ci sta portando allo zero. La BCE, che avrebbe dovuto fare da 2 anni il quantitative easing come negli altri paesi che si sono ripresi molto prima di noi, e non l'ha fatto. Se il ministro dell'economia Padoan e Renzi finora hanno sempre escluso una manovra correttiva, d'altro canto hanno anche chiesto a Bruxelles, alla luce del cattivo andamento dell'economia italiana, di poter avere un po' più di libertà, ossia qualche decimale di punto in più nel rapporto deficit-PIL, che potrebbe essere superiore al 2,6% promesso, ma comunque sotto la soglia simbolica del 3%. In Francia si sono presi altri 3 anni per raggiungere il 3%, l'economia transalpina va male, dicono Hollande e compagni, e quindi ci vuole più tempo per risanare i conti pubblici francesi. Questo è un fatto molto interessante, perché ci fa domandare se esistono paesi di serie A e di serie B nell'Unione Europea. I paesi di serie A sono quelli che possono decidere autonomamente se rispettare o non rispettare i patti, i paesi di serie B sono quelli che devono chiedere umilmente se possono derogare o sforare.